Ciao Cristine Tors, bentornati sulla mia scrivania. Guardate un po' che cosa ho qui. Ho appena ricevuto un fantastico pacco pieno di materiale creativo dal sito Resin Pro. Passo subito a mostrarvi il contenuto nel dettaglio. Allora, partiamo dall'articolo che devo dire mi interessa di più, ovvero la resina. Si tratta della resina Resin Pro. Come al solito c'è il componente A e il componente B. E diciamo in totale sono 800 grammi di prodotto, 500 grammi il componente A e 300 il componente B. Vi apro questa busta così vi mostro meglio le due confezioni. Ecco qui i due componenti che vanno miscelati insieme nel rapporto 100 a 60, quindi per esempio 100 grammi di componente A e 60 grammi di componente B. Non vedo l'ora di utilizzare questa resina perché è da un po' che non faccio delle creazioni con questo materiale e quindi non vedo l'ora. Poi mi hanno mandato anche una busta piena di coloranti per la resina. Ci sono davvero tutti i colori. Allora, ovviamente è tutto molto ben imballato. Abbiamo la pasta colorante di colore bianco e di colore nero, che sono due colori che penso che utilizzerò tantissimo. La marca è Color Fun. Sul retro c'è scritto agitare bene prima dell'uso, pasta colorante per resine epossidiche e poi vabbè, il colore. Va utilizzata dall'1% al 5% a seconda della trasparenza voluta. Vediamo gli altri colori. Allora, qui abbiamo il blu e il rosso. Questi barattolini, tra l'altro, sono davvero molto carini. Altri colori che mi hanno mandato, abbiamo il color ocra e questo credo sia un marrone. Sì, marrone. Poi gli ultimi due barattolini. Abbiamo il giallo. E il beige avorio. Finalmente ho i colori primari, quindi il rosso, il blu e il giallo che combinati insieme danno tutti gli altri colori, più il bianco e il nero che sono davvero fondamentali, e più questi altri tre colori particolari, quindi il beige avorio, l'ocra e il marrone, che mi serviranno sicuramente per fare delle sfumature molto particolari. Li metto qui da parte. E andiamo avanti. Allora. Mi hanno inviato questi due barattolini. La marca è Fairtone e si tratta di una pasta che serve per fare gli stampi. Ora non le apro per farvele vedere perché ho paura che poi si secchino. Comunque anche queste paste sono costituite da un componente A e un componente B. Sulla confezione c'è scritto lavorabilità 5 minuti, durezza 30 sora. Non so che vuol dire. Tipologia tossica rapporto 1 a 1, quindi ci va una parte di questa pasta bianca e una parte di questa pasta lilla, vanno miscelate insieme e poi credo che all'interno si immerga il personaggio in 3D di cui si vuole rubare la forma. Poi si lascia asciugare per un certo periodo di tempo e diciamo, si rimuove il personaggio in 3D e in teoria la forma dovrebbe rimanere perfetta e quindi si è creato uno stampino che poi può essere utilizzato per la resina. Questo è un esempio di ciò che si può ottenere utilizzando questa gomma siliconica in pasta plasmabile. La foto l'ho presa dal sito della Resin Pro. Non so bene come si utilizzano queste paste, dovrò guardare qualche video, leggere qualche articolo perché non le ho mai utilizzate fino ad ora. Sempre della stessa tipologia, per creare degli stampi, quindi c'è quest'altro prodotto, sempre della Fairtone, c'è scritto Liquid Rubber. Anche questo è costituito da un componente A e un componente B. Il rapporto di catalisi è il 5% in peso.
metodo di applicazione colata. E infatti, come potete vedere da queste immagini che ho preso sempre dal sito della Resin Pro, si tratta di una gomma siliconica liquida che va collata proprio sul modello che vogliamo riprodurre ed è capace di penetrare ovunque e riprodurre ogni minimo dettaglio. E quindi si possono creare tanti fantastici stampini che poi possiamo utilizzare con la resina o anche con il fimo per chi utilizza il E fimo. niente Ragazzi, questi sono i fantastici prodotti che ho ricevuto dal sito Resin Pro. Vi lascerò il link del sito che è fornitissimo non solo di questi prodotti ma anche di fimo e nel box informazioni sotto a questo video, così potrete cliccarci sopra e andarlo a visitare direttamente. Fatemi sapere se conoscete già questi prodotti, ovviamente la resina lo so che la conoscete, ma questi qui per creare degli stampi. Fatemi sapere se ce l'avete anche voi, se li avete mai utilizzati e consigliatemi magari qualche video da guardare per imparare ad utilizzare questo materiale. Vi saluto e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!